La nanotuta offre solo una protezione parziale dalle granate esplose in mano. Lanciale entro 4 secondi. Questo tutorial è terminato. Il modulo ti consente di continuare con l'addestramento libero. Qui imparerai le basi delle operazioni di combattimento della nanotuta. Tutte le funzioni della nanotuta richiedono energia. Alcune la consumano più rapidamente di altre. L'energia viene recuperata automaticamente da varie fonti ambientali. In attesa dell'addestramento sulla nanotuta. La modalità corazza devia i colpi in arrivo. Più danno viene respinto, maggiore sarà il consumo di energia. L'occultamento rifrange la luce intorno alla nanotuta, rendendola praticamente invisibile. Più ti sposti velocemente, più energia consumi. Occultamento attivo. Combina in maniera dinamica le modalità della nanotuta per conseguire un vantaggio tattico sui tuoi nemici. La nanotuta monitora i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nei nemici vicini per calcolare la visibilità. Il livello d'allerta appare sull'indicatore di furtività dell'AD. Occultamento ti consente di uccidere silenziosamente. Occultamento attivo. Qui imparerai le funzioni avanzate delle operazioni di combattimento della nanotuta. Il visore tattico analizza la topografia del campo di battaglia, segnalando bersagli e posizioni chiave. Occultamento attivo. Lo sfruttamento dei sistemi informatici o violazione è un'altra funzione del visore tattico. Una violazione fallita disattiverà temporaneamente le funzioni della nanovigilanza. La nanovisione è una funzione del visore tattico che fornisce un'acuità a spettro completo. I nemici non possono nascondersi neanche nel buio più totale. La nanovisione è una funzione altamente avanzata e quando è attivata consuma energia. La forza aumentata ti permette di distruggere i bersagli non corazzati nel combattimento corpo a corpo e di sollevare oggetti pesanti. Dai un calcio agli oggetti pesanti per aprirti la strada e uccidere i nemici. Benvenuto.